Nel canto quindicesimo, Cacciaguida, dopo aver parlato della Firenze in pace, sobria e pudica dei suoi tempi, ha infine brevemente detto di aver trovato la morte durante la crociata a cui aveva partecipato come cavaliere al seguito dell'imperator Currado. E vediamo ora come reagisce Dante. O poca nostra nobiltà di sangue, se gloriar di te la gente fai qua giù, dove l'affetto nostro langue e debole, mirabil cosa non mi sarà mai, non mi meravigliorò mai che là dove appetito non si torce, non si allontana dalla retta via, dico nel cielo, io me ne gloriai. Ben sei tu la nobiltà di sangue manto, che tosto raccorce, si raccorcia, sicché se non s'appon di dì in die, se non si aggiunge ogni giorno della stoffa, opere meritevoli, lo tempo va d'intorno con le force, con le forbici. Manto, forse per indicare anche che si tratta di qualcosa di esteriore. Il tema della nobiltà è affiorato già più volte nel poema, ma ora qui è il momento di affrontarlo seriamente. Il discorso è complesso. Vi sono due aspetti che vanno analizzati separatamente. Uno è quello della nobiltà in generale e il secondo è l'aspetto personale di come lo vive Dante. Incominciamo dal primo. Nella monarchia Dante scrive che vi sono due ordini di nobiltà, la propria e quella degli avi, ma è soprattutto nel convivio che si dilunga su questo argomento, con aspetti curiosi, come quando sostiene che la parola nobile viene da non vile. Il passaggio che a noi più interessa è però questo. Sì, che non dica quelli degli Uberti di Fiorenza, né quelli degli Visconti da Melano, perch'io sono di cotale schiatta, io sono nobile, che il divino seme non cade in schiatta, cioè in stirpe, ma cade nelle singolari persone. È lo stesso discorso che faceva Carlo Martello nel canto ottavo del Paradiso. E sì, come di sotto si proverà, la stirpe non fa le singolari persone nobili, ma le singolari persone fanno nobile la stirpe. Che cosa rende nobile una persona? Dante lo scrive nella Monarchia: gli uomini acquistano un titolo di nobiltà per un merito di virtù. E anche nel convivio continua a ripetere in mille modi che c'è nobiltade dovunque è virtude. Ora, la storia insegna, ne parlo in questo mio libro, che le singolari persone che hanno fatto nobile la stirpe, ovvero i capostipiti delle famiglie aristocratiche e delle famiglie regnanti ancora oggi, hanno sempre conquistato la loro posizione dominante e quindi la loro nobiltà con la violenza e la prevaricazione, sempre, senza eccezioni. Erano bravi, molto bravi, a maneggiare le armi, ma non credo sia questa la virtude di cui parla Dante. Insomma, la nobiltà di sangue era fondata sul versamento di sangue. Possibile che Dante, così addentro nelle cose politiche e un così acuto osservatore di esse, non lo sapesse? Certo che lo sapeva, forse non lo poteva dire. All'epoca gli aristocratici, i bellatores, erano intoccabili quasi quanto gli oratores, i religiosi. Ma in fondo, tra le righe, dice già molto. L'inferno è pieno di nobili. Quello dell'aristocrazia, dei nobili,
Era un tema molto sentito, ricorderete che ho detto come negli ordini monastici e conventuali potevano entrare solo gli aristocratici e come Francesco, San Francesco d'Assisi, soffrisse come di un marchio indelebile del fatto di essere figlio di Pietro Bernardone, ovvero di non essere aristocratico, lo scrive Chiara Frugoni. Forse ne soffriva anche Dante. E allora passiamo alla seconda parte del discorso, quella sull'aspetto personale vissuto da Dante. Dante si gloria, io me ne gloriai della sua nobiltà di sangue. Ma c'era o non c'era? Il dubbio mi è sorto leggendo il saggio dello storico Mario Sanfilippo dal titolo Fu di condizione nobiliare la famiglia di Dante, pubblicato nel commento di Tommaso di Salvo. Sostanzialmente lo nega. Perché? Perché non ci sono documenti. Così, per esempio, sul fatto che Corrado III avrebbe armato cavaliere cacciaguida, scrive che fa testo soltanto quello che dice Dante nella terza cantica della Divina Commedia. Nei documenti riferentisi ai figli di cacciaguida non c'è nessuna menzione della dignità cavalleresca del padre. Insomma, la fonte di tutto quello che è stato scritto su questo argomento è esclusivamente Dante, questi pochi versi di Dante. Poi scrive che solitamente certi luoghi comuni, anche se erronei, sono tramandati di enciclopedia in enciclopedia, di manuale in manuale. Questo è, ahimè, verissimo, per cui il racconto di Dante è stato preso per vero e tramandato per secoli. Non so, queste tre pagine fitte fitte, piene di dati, sono piuttosto convincenti, ma mi sembra impossibile che Dante si sia inventato tutto questo. Forse sapeva qualcosa che veniva raccontato e tramandato in famiglia. Ma questa non è una garanzia di verità. Sappiamo bene che di generazione in generazione certi fatti vengono abbelliti, ingranditi. Comunque, facciamo finta che la nobiltà di sangue ci sia e cerchiamo di capire come sia possibile che Dante se ne glori quando ha messo Oberto Aldobrandeschi in purgatorio a espiare la superbia proprio perché si vantava della sua nascita nobiliare. La superbia o l'orgoglio è il peccato che Dante ha riconosciuto come proprio fin dall'inferno e ancora in purgatorio. La cosa strabiliante è che ricompaia, dopo essersi purificato attraverso tutto il purgatorio, qui in paradiso, dove appetito non si torce, e non per la sua poesia, ma per la nobiltà di sangue, da lui stesso descritta come poca cosa, come mantello che tosto si raccorcia. Per come lo dice, lui stesso lo considera un errore. Come spiegarlo? Nei miei vecchi appunti scrivevo: non è da escludere che con questo peccare, persino qui nel cielo, Dante voglia mostrare quanto sia lungo il cammino, quanto sia difficile, forse impossibile, sradicare le proprie tendenze. Questo mi ha fatto venire in mente, scrivevo sempre nei miei vecchi appunti, il finale dell'Anna Karenina di Tolstoi, dove Levin si rende conto che il raggiungimento di una nuova conoscenza gioiosa, della chiarezza, della fede, non comporta automaticamente il mutamento del proprio carattere. Questo non solo è difficile e forse impossibile, ma in fondo anche irrilevante. Cito da Tolstoi: m'arrabbierò ugualmente contro il cocchiere Ivan, egualmente discuterò, esprimerò a proposito i miei pensieri, sarò
ci sarà il medesimo muro tra il santo dei santi dell'anima mia e gli altri. Ma la mia vita, adesso, tutta la mia vita, indipendentemente da tutto quello che mi può accadere, ogni suo momento non solo non è senza senso come era prima, ma ha un indubitabile senso di bene che ho il potere di mettere in essa. Con queste parole chiude il romanzo. Quello che conta, per tornare a Dante, è la totale, lucida coscienza del proprio agire, del proprio sentire e il costante lavoro su di sé. Proseguiamo. Dante si è finora quasi sempre rivolto ai vari personaggi con il tu e solo raramente con il voi, a Farinata, Brunetto Latini e pochi altri, e a Beatrice. A Cacciaguida si era rivolto con il tu. Al verso 85 del canto precedente diceva: «Ben supplico io a te, vivo Topazio». Non sapeva ancora chi fosse, ma ora passa al voi, sottolineando il fatto. Dal voi che prima Roma sofferie, in che la sua famiglia men persevra, il riferimento è una leggenda secondo cui i romani si rivolsero a Cesare trionfatore col voi. La qualcosa, scrive l'ottimo, li romani fecero più per paura e per servile onore che per affettuosa reverenza, chiusa le virgolette. Uso che poi si perse, ovvero la famiglia, la popolazione romana, non perseverò in tale uso. Insomma, dal voi ricominciaron le parole mie, onde Beatrice, che era un poco scevra in disparte, ridendo parve quella che tossio al primo fallo scritto di Ginevra. Qui il riferimento è al romanzo di Lancilotto, dove la dama di Malot, presente, non vista, al colloquio amoroso tra il cavaliere e Ginevra, a un certo momento li avvertì della sua presenza con un colpo di tosse. Lo stesso fa ora Beatrice con il suo riso per richiamare Dante, anche se in modo blando, perché da quel voi arguisce il suo disdicevole gloriarsi. Io cominciai. Voi siete il padre mio, voi mi date a parlare tutta baldezza, voi mi levate sì chi son più ch'io. Mi sento innalzato al di sopra di me stesso. Per tanti rivi s'empie d'allegrezza la mente mia, che di sé fa letizia, si rallegra perché può sostener che non si spezza. Per il fatto di riuscire a sostenere tanta gioia senza essere sopraffatta. Ditemi dunque, cara mia primizia, capostipite, quai fuor li vostri antichi e quai fuor gli anni che si segnaro in vostra puerizia? Dante chiede in quale anno nacque e chi furono i suoi genitori o antenati. Ditemi dell'ovil di San Giovanni quanto era allora, quanti erano allora i cittadini di Firenze, e chi erano le genti tra esso degne di più alti scanni, degni delle più alte cariche pubbliche. Andrebbe notato che Dante usa la parola degne, non chiede chi li occupava, ma chi ne era degno, forse sottintendendo che in quegli anni antichi chi occupava i più alti scanni ne era anche degno, al contrario di quanto avviene nella Firenze attuale, quella dei tempi di Dante. Come s'avviva allo spirar di venti carbone in fiamma, così vid'io quella luce risplendere a miei blandimenti, alle mie parole affettuose. E come agli occhi miei si fe più bella, così con voce più dolce e soave, ma non con questa moderna favella, dissemi. La frase «non con questa moderna favella» è stata intesa in due modi. C'è chi ha pensato che Cacciaguida continuasse a parlare in latino, ma l'ipotesi più diffusa oggi è che parlasse in un fiorentino arcaico,
il volgare parlato ai suoi tempi, che Dante gentilmente traduce. Da quel dì che fu detto Ave, dal momento dell'annunciazione, o meglio dell'incarnazione, il 25 marzo, che segnava l'inizio dell'anno secondo il calendario fiorentino, al parto in che mia madre, che è or santa, s'alleviò di me, ond'era grave, gravida, al suo leon 550 e 30 fiate venne questo fuoco, il pianeta Marte, a rinfiammarsi sotto la sua pianta. I versi dicono che il cielo di Marte ritornò 580 volte a riscaldarsi sotto la pianta, cioè il piede della costellazione del Leone. Sua perché ha la stessa natura, il fuoco. Non sto a spiegare, anche perché lo trovate in tutti i commenti, come da questi dati si sia riusciti a stabilire che l'anno di nascita di Cacciaguida è il 1091. Tra i commenti che ho consultato, solo il Sapegno dà la notizia che Pietro di Dante al verso 38 legge 3 invece di 30, per cui stabilisce la data di nascita di Cacciaguida nel 1106. Ma anche l'Ottimo porta 3 e non so in base a quali calcoli stabilisce la data al 1160, cosa impossibile perché in quell'anno Cacciaguida era già morto da tempo. Gli antichi miei e io nacqui nel loco dove si trova pria l'ultimo sesto da quei che corre il vostro annual gioco. Nel luogo di Firenze in cui, per colui quei che corre il vostro annuale palio, incomincia, si trova pria, l'ultimo sestiere, che era detto, questo Dante non lo scrive, della porta di San Piero, dove sorgevano le case degli Elisei, ovvero della famiglia di Cacciaguida. Basti di miei maggiori udirne questo, chi essi fossero e onde venner quivi, più è tacer che ragionare onesto. Naturalmente c'è chi ha ipotizzato cose vergognose, che è meglio tacere, ma penso che abbia ragione la Chiavacci che scrive: è ben probabile che Dante non sapesse di più dei suoi maggiori. Con questo Cacciaguida ha risposto alle prime due domande delle quattro poste da Dante. Tutti color che a quel tempo erano ivi da poter arme, in età da poter portare armi, tra Marte e il Battista, tra la statua di Marte e il Battistero di San Giovanni, che segnavano i limiti a nord e a sud della città antica, erano il quinto di quei cor son vivi. Questa era la risposta alla terza domanda e ora parte quella alla quarta domanda di Dante: chi erano le genti degne di più alti scanni? Risposta che occupa tutto il resto del canto per un totale di oltre 100 versi, in un continuo alternarsi di esempi di famiglie e di comportamenti virtuosi del passato e accenni alla degradazione del presente, usando per questi ultimi un linguaggio talvolta aspro e volgare che contrasta con quello alto e solenne finora usato da Cacciaguida. È un estenuante elenco di nomi, di personaggi e di luoghi che, come altre volte, non sto a spiegare, se non in casi eccezionali, anche perché chi è interessato a sapere chi fossero lo può trovare nei commenti. Ma la cittadinanza, che è ormista di campi, di certaldo e di feghine, figline, pura vedesi nell'ultimo artista, era pura fiorentina fino al più modesto artigiano, non mescolata con gente venuta dal contado, il che non significa che fossero contadini, talvolta erano nobili, proprietari di un castello, come i famigerati Buondelmonti, di cui si parlerà. Insomma, il fatto è che non erano fiorentini doc. Oh, quanto fora meglio esser vicine quelle genti che io dico, confinanti, cioè vicine, ma non interne alla città.
e al Galluzzo e a Trespiano aver vostro confine, borgate che anticamente segnavano il limite del territorio di Firenze. Che averle dentro e sostener lo puzzo del villan d'Aguglion, di quel da Signa, che già per barattare all'occhio aguzzo, all'occhio pronto per traffici illeciti. Qui il riferimento è a due personaggi precisi, entrambi illustri giuristi colpevoli di frodi varie. Baldo di Guglielmo d'Aguglione, della Val di Pesa, nemico dei Ghibellini, coinvolto nell'esilio di Dante, e Fazio dei Morubaldini da Signa. Se la gente che al mondo più traligna, gli uomini della Chiesa, i papi soprattutto, non fosse stata Cesare Noverca, matrigna, ma come madre a suo figlio benigna, tal fatto è fiorentino e cambia e merca, che si sarebbe volto a Semifonti, sarebbe rimasto a Semifonte in Valdelsa, là dove andava l'avolo alla cerca, dove i suoi antenati andavano in giro a vendere qualcosa, oppure, come intendono altri, facevano i soldati di guardia. Sariesi Montemurlo ancor de' Conti, sarieno i cerchi nel piovier d'Acone e forse in Val di Grieve i buon del Monti. Il significato di questa terzina è che se a causa della Chiesa non fosse stato indebolito il potere della feudalità imperiale, tutto sarebbe restato come era prima e in ordine. E ora due versi sui quali c'è molto da dire. Sempre la confusion delle persone principio fu del mal della cittade. Che per confusion delle persone sia da intendere l'immigrazione di gente che viene da fuori e non, come intende la Chiavacci, la mescolanza di diverse classi di cittadini, è fuori di dubbio. È naturale che in una città siano presenti cittadini delle diverse classi che svolgono i diversi lavori. Quello che Cacciaguida o Dante lamenta è che arrivino da fuori, dal contado. A questo punto non ho potuto non pensare a quella stupenda frase di Dante, ma noi, a cui il mondo è patria, come per i pesci il mare, che ho preso per titolo per questo mio libro. Sembrano affermazioni inconciliabili. Ma non è così. Quest'ultima rispecchia il sentire profondo di Dante, forse il sogno utopistico e un po' anarchico di un mondo senza frontiere e senza guerre. I versi della Commedia sono invece la fotografia, se così si può dire, della realtà, l'amara constatazione di come le cose purtroppo vanno. Andavano ai tempi suoi e vanno ancora oggi. Viene enunciato quasi come una legge di natura con quel forte iniziale sempre. L'immigrazione ha sempre creato malcontento, problemi e prodotto quello che Dante chiama il mal della cittade. E Dante non conosceva ancora l'altro male. Quello che snatura e uccide l'anima delle città, il turismo di massa. Sempre la confusion delle persone principio fu del mal della cittade, come del vostro il cibo che s'appone, come il vostro male, lo star male del vostro corpo, è causato dal cibo che si sovrappone ad altro. E cieco toro, più avaccio cade che cieco agnello. Fuor di metafora, una città grande cade prima di una piccola e molte volte taglia più e meglio una che le cinque spade. Qui è molto probabile che il riferimento sia al verso 48, in cui diceva che i cittadini della Firenze antica erano il quinto di quei che or son vivi. Piccolo è bello. È il titolo di un fortunato saggio di Ernst Schumacher pubblicato nel 1973, 50 anni fa, quando la popolazione mondiale
non arrivava ai 4 miliardi. Concordavo con quasi tutto ciò che Schumacher sosteneva. Concordo con quanto ci dice Dante attraverso questi antichi proverbi. E sono tesi che io stessa espongo in questo mio libro. Ora, alcune terzine dedicate a una legge naturale per cui tutto ciò che ha inizio ha anche una fine. Muoiono gli uomini, ma muoiono anche le famiglie e le città. Se tu riguardi luni e orbisaglia come sono ite, finite, e come se ne vanno di retro ad esse chiusi e si migaglia, udir come le schiatte, le famiglie si disfanno, non ti parrà nuova cosa né forte, né difficile da comprendere, poscia che le città di termine hanno. Le vostre cose tutte hanno lor morte, sì come voi, ma celasi in alcuna che dura molto e le vite son corte. Osservazione acuta, le città o anche le nazioni durano molto più a lungo delle corte vite degli umani, per cui possono sembrare eterne, ma tutte le nostre cose hanno prima o poi lor morte. E come il volger del ciel della luna copre e discuopre i liti senza posa, come il girare del cielo della luna con le maree copre e scopre le spiagge, così fa di Fiorenza la fortuna, perché non dee parer mirabil cosa di cui meravigliarsi ciò ch'io dirò degli alti fiorentini, i fiorentini di antica nobiltà, onde la fama nel tempo nascosa, la cui fama è ora oscurata. Nella sua cronica Giovanni Villani, coevo di Dante, cita i nomi che vengono fatti ora, come quelli di famiglie ormai estinte. Io vidi gli Ughi, e vidi Catellini, Filippi, Greci, Ormanni e Alberichi, già nel calare illustri cittadini. Vidi ancora illustri cittadini in queste famiglie già in declino. E vidi così grandi, ancora potenti, come antichi, con quel della Sannella, quel dell'Arca, e soldanieri, ardinghi e bostichi. Sovra la porta, che al presente carca di nuova fellonia, di tanto peso che tosto fia iattura della barca, erano i Ravignani, onde è disceso il conte Guido, e qualunque del nome dell'alto Bellincione a poscia preso. La zona intorno a Porta San Piero è adesso tanto carica di nuova fellonia che il peso farà affondare la barca, ovvero provocherà la rovina della città. Fellonia, soprattutto nel Medioevo, significava tradimento. In genere viene tradotto con malvagità, ma io non escluderei che Dante abbia vissuto come un tradimento nei confronti anche della città di Firenze il fatto che quelle case che erano abitate dai Ravignani, grande, nobile famiglia antica, dalla quale discesero illustri personaggi come il conte Guido e Bellincione Berti, fossero ora occupate da nuova gente, gente venuta da fuori. Il riferimento è senza dubbio ai cerchi, da Dante ritenuti tra i responsabili delle discordie civili. Dante non ne fa il nome qui, ma lo ha fatto al verso 65, quando diceva che sarebbe stato meglio se i cerchi fossero rimasti nel Piovier d'Acone invece di trasferirsi a Firenze. Quel della pressa sapeva già come reggersi vuole e avea Galigaio dorata in casa sua già l'Elsa il pome. Era stato insignito della dignità di cavaliere. Ora inizia l'elenco delle famiglie nobili che non erano scomparse ma che avevano ancora un certo potere ai tempi di Dante. Grande era già la colonna del vaio, una striscia verticale di vaio, un animale da pelliccia, lo stemma della famiglia dei Pigli. Sacchetti, giuochi, fifanti e barucci e galli e quei che arrossano per lo staio.
Si tratta delle famiglie dei Chiaro Montesi che arrossiscono di vergogna per la truffa perpetrata da un loro antenato che alterò a suo favore uno staio per la misura del sale. Lo ceppo di che nacquero i calfucci era già grande e già erano tratti alle curule a ricoprire cariche pubbliche, sizi e arrigucci. Oh, quali ovidi quei che son disfatti per lor superbia e le palle de loro fiorian fiorenza, davano lustro in tutti i suoi gran fatti, nelle grandi imprese. Questa terzina si riferisce alle due grandi famiglie ghibelline degli Uberti e dei Lamberti, il cui stemma era costituito da palle d'oro in campo azzurro. Così come Lamberti facevano i padri di coloro che, sempre che la vostra chiesa vaca, si fanno grassi stando a consistoro. Si tratta delle famiglie incaricate dell'amministrazione dei beni del vescovado quando la sede era vacante. Avevano il privilegio di sedere col clero a consistoro e se ne approfittavano per arricchirsi. L'oltracotata schiatta che si indraca dietro a chi fugge e a chi mostra il dente over la borsa come agnel si placa? La conosciamo bene anche noi, la tracotante schiatta che diventa come un drago davanti ai deboli ma si inchina di fronte a chi è forte, mostra il dente over la borsa. Già venia su, ma di picciola gente, verissimo, questi sono sempre picciola gente. Sì che non piacque ad Ubertin Donato che poi il suocero, Bellincione Berti, il fe lor parente, concedendo una propria figlia in sposa a una di Mari, perché è a loro che qui si allude. Già era il caponsacco nel mercato disceso giù da Fiesole e già era buon cittadino Giuda e infangato. Io dirò cosa incredibile e vera. Nel picciol cerchio s'entrava per porta che si nomava da quei della pera. Incredibile è che quella famiglia, ormai decaduta, fosse all'epoca tanto potente da dare il nome a una porta della città. Ciascun che della bella insegna porta del gran barone, il cui nome e il cui pregio la festa di Tommaso riconforta, da esso ebbe milizia e privilegio. Avvegna che con popol si rauni oggi colui che la fascia col fregio. Tutti coloro che portano nel loro stemma la bella insegna del marchese Ugo di Toscana, il gran barone, che essendo morto nel 1001, il giorno di San Tommaso, viene commemorato ogni anno in occasione di quella ricorrenza. Ebbero da lui la milizia, ovvero l'investitura al cavalierato e il privilegio nobiliare. Avvegna che, succede però, che il discendente di una delle famiglie che hanno avuto questo onore e che porta nello stemma la bella insegna di Ugo, fasciata con un fregio d'oro, oggi si schieri, si rauni col popolo. Si tratta di Giano della Bella. Già erano grandi, Valterotti e Importuni, e ancor saria Borgo Santi Apostoli, dove le due famiglie abitavano, più quieto, se di novi vicin fosser digiuni. Qui l'allusione è ai Buondelmonti, che si erano trasferiti in questo borgo e ai quali viene fatto risalire, come verrà ora detto, l'inizio delle contese cittadine. Un discorso lungo che affronterò nella prossima puntata.